Posso andare da qualche parte? Sì, subito. Che schifo. Scendiamo più giù, che tanto peggio di così non può andare, direi. Qui? Qui la Peppa ha cambiato di nuovo il filtro di Instagram. No, aspetta però, io ho un po' di cacozzo, quindi aspettate un attimo. Voglio guardare intorno, infatti, parete illusoria. Mi ricordavo una cosa simile. Ed è anche piuttosto importante. Perché c'è un falò lì, mica peraltro. Vabbè, levati però. Mi serve il falò. Mi serve il falò. Mamma mia. Ah, deve essere la sorella di quella di prima. Oh! Ah, non è tipo di molte parole, vedo. Però abbiamo il falò e frega cazzi. Direi di fare i grandi culi e i grandi livelli. La stamina non ha la vitalità. E per ora stiamo sereni. Qua invece cosa? Ah no, aspetta. Vabbè, aspetta. C'ho l'anima. C'ho altre 700 migliaia di anime e io come sempre me le dimentico. Scusate. Abbiamo le anime e non vuoi usarle? Magari quella di Kellogg no, perché se tanto mi dà tanto magari ci esce qualche cosa di utile, quindi insomma, meglio no. Dove stavamo andando? Eccolo qui. Tutto questo rosso non mi fa ben sperare, però decisamente no. Ma proprio no, neanche per scherzo. Dove cazzo sono finito? Un altro falò. Non chiedetemi dove mi trovo, proprio non. Anzi, facciamo una cosa, visto che abbiamo la cassa senza fondo che ho recuperato qualche secondo fa, ci mettiamo l'anima di Kela, che giusto per stare tranquilli ed evitare di sprecarla. Fa tutto abbastanza schifo, se devo dirla. Se devo dirla tutta. E c'è un po' troppa lava per pensare che io debba andare avanti di qua. Infatti c'è anche una viuzza di qui. Prego. Sento anche dei rumori per niente rassicuranti. E perfetto! Altra nebbia. Sempre meglio, ragazzi, sempre meglio. Siamo praticamente dentro un vulcano. Con la nebbia che si avvicina. E mi ci gioco le palle che siamo già un boss. Proprio senza troppa fatica. Debolezza arrotolamento, ok. Chiunque o qualunque cosa ci sia, ma non vedo nulla, perciò io andrei avanti e vediamo un po' cosa ne esce fuori. Qui c'è un sentiero. Di che si tratta, scusate? Qui, ok. Che cazzo è quello? Detto proprio in tutta sincerità. Non lo so, ma mi fa schifo a pelle. Detto proprio. Finché non mi attacca va bene tutto, proprio, lo sapete. Provo a fuggire. Oh, porca puttana! L'avevo detto io. E va bene, diamoci alla fuga. Sfruttiamo anche la stradina che abbiamo trovato 5 secondi fa a questo punto, perché usiamola a nostro vantaggio. Beh, eccolo lì. Non sembra ci voglia seguire. Nel dubbio io scappo. Ma scappo per scappare, proprio perché tanto. Che cazzo! Via! Credo di non potercela fare mai, quindi. Oh, salve! Sì, ma colpiscilo, cucuretto. Credo non abbia intenzione di spostarsi. Chi sono io per negarglielo? E l'abbiamo ammazzato come se nulla fosse. Meraviglioso! Non voglio dire che è sembrato più facile. Che succede? Sta sparendo la lava. Interessante. Qualcosa mi dice che prenderò pedate nel culo da qui al 2069 se scenderò lì sotto. Perciò quasi quasi io mi tenterei la fortezza che abbiamo appena trovato. E mi sa che ne approfitto per mettere a posto le anime. E per ora interrompere qui. Che forse è il caso. Ciao, Vim fatta.
Dopo infiniti tentativi siamo riusciti a fuggire da quella maledetta città infame, nome nome proprio. E tra l'altro ci abbiamo anche guadagnato la fiamma della piromanzia, perché ho salvato un tizio dalla palude e me l'ha data. E avevo come piromanzia la bufera di fuoco, che fammela vedere un secondo. C'è il suo perché. Peccato che ho praticamente. Ci vuole la velocità di casting praticamente fantascientifica. E proprio come avevo detto io, il cancello che abbiamo aperto l'altra volta è proprio questo. Non c'è più l'uomo cipolla. E direi che possiamo entrare. Vedo già discreti cacamenti di cazzo. Quella mi sa che era una trappola, l'ho vista. Non ci vuole troppa stamina per pararli. Io gli faccio i grandi culoni, quindi direi che sembra gestibile sto posto. Ah, ce n'era un altro. Vabbè. C'è problema. Noi ammazziamo tutti. Non c'è problema. Qui che c'è? E cominciamo con queste anime di guerrieri di sta minchia. Bene. Cosa può volere di uno di meglio dalla vita proprio? Perciò se non ti dispiace io, per difficile che sia, e buona fortuna sì, dicevo per difficile che sia ci dobbiamo provare lo stesso. Va bene, ci stanno anche tirando robe addosso. Salve! No, ecco qua. È atterrato pure in piedi Kokuredo, però è morto. Mannaggia lui. Quello che cazzo è, scusate? Guardiamo al lato positivo. Almeno non siamo morti molto lontani dal falò. Se lo vuoi chiamare un lato positivo, ovviamente. Su, venite fuori, che vi regalo una gioia. Bene, uno l'ho ammazzato con la trappola. Genialissimo. Tra l'altro io vorrei tantissimo la scimitarra che hanno loro, lo spadone, cos'è? Perché è fighissimo, cioè. Personalmente non mi dispiacerebbe. Adesso cerchiamo magari di renderci le cose un po' più facili nei limiti del possibile. Fanculo. È lui che mi sta lanciando i fulminazzi. Mi sa che ho fatto una cazzata. Oppla. Ma dov'è il tipo che c'era prima? Vabbè, quello che conta è che siamo passati. Detto proprio tra vedere e non vedere. E poi adesso continuiamo a salire. E andiamo a prenderlo perché lo stronzo è qui. L'abbiamo già fatto incazzare, quindi tanto vale. Ti pareva, lo sapevo, guarda. E vabbè, dai. Ma che culo maledetto che ho avuto. Proprio non ve lo posso dire in altro modo. Sbatacchiato da un ponte all'altro con le falci, bene. Adesso però devo riprovarci, se no qua non si va avanti. Preso. Adesso per cortesia ci muori. Allora, io qua vedo un trappolozzo fotonico. Meglio attivarlo, se no ci moriamo come dei cretini. Io ogni volta devo stare attento che non me lo ricordo mica com'era per i Mimic. Oh, titanite grande, queste ci fanno più che comodo. Ha trovato qualcosa. Flamberga. Fa anche figo come nome, però. È proprio il massimo, immagino, come arma. Allora, questo è vicolo cieco, quindi. Allora, dove cazzo dobbiamo andare? Stiamo già cominciando. Dico che deve esservi sfuggito qualcosa, però. Prova a risalire, magari c'era una porta che non ho visto, che magari non è neanche così improbabile. Sì,
sì, infatti sono un imbecille. Nessuno che prova a uccidermi? Buono a sapersi. Devo ammazzarti di prepotenza, mi dispiace. Spadone dell'uomo serpente, ecco, sto dicendo proprio quasi quasi se me lo dessero. Minchia, 24 di forza non è neanche a paragone con la spada che ho io. Ma per piacere, io non ho rischiato la vita per queste cose. Oh, salve. Oddio, mi fa morire ogni volta. Questa invece ha fatto morire lui. E quella, se non mi spostavo, faceva morire me. Eccolo, ce l'ho fatta, perfetto. Al millimetro. Ma chi sono? Niente, grazie. Ok. Cos'è quella roba? Porco di un giù dalle... i trappolozzi che neanche me ne accorgo, rischiando di farmi impalare come un capretto. Dove sto? Solo una fiaschetta. Aia! Mi correggo. Due fiaschette. Dai, ma come... fa danno anche se la prendi di striscio la... Ok, qualcosa mi dice che ho fatto una cazzata. No, dai, non l'ho fatta. Pensavo peggio. Ma c'è, non c'è trappola di sorta. Questo sembrerebbe un ascensore. Se sta scendendo da solo. Sangue, molto sangue, mi piace come idea. Ok. Adesso mi sono ricordato la cosa delle catene. Sei un mimic. Sei un fottutissimo mimic. Finalmente ti azzecco. Soprattutto finalmente ci muori. Senza neanche preoccuparmi più di tanto. Lancia del fulmine, eh? Ci faccio un pensierino. Questo non si comanda, va da solo. Ok. E opa là là. Ma saliva ancora. Non so perché, ma non è, secondo me non è dove dovevo andare qui. Però ormai, visto che ci siamo, c'è una porta che non si apre da questo lato, ci mancherebbe. Quindi adesso devo fare il Cirque du Soleil per cercare di riprendere l'ascensore. Ok, perfetto. Pensavo... secondo me non è stata una grande idea. Sì. Decisamente.